Cristiano Luzzago e il suo viaggio nella storia delle Mercedes ci svela la sua 230 SL. Cari amici di Gentleman Driver, in questa seconda puntata dedicata alla serie SL della Mercedes parleremo del modello che fu in produzione negli anni 60, precisamente dal 63 al 71, denominato Pagoda per il suo tetto rigido che aveva una forma caratteristica che ricordava le pagode giapponesi. Nelle serie precedenti abbiamo visto che Mercedes aveva necessità di introdurre un modello che fosse dedicato al grande pubblico. Tuttavia ci fu una lacuna in questo, perché il 300 SL era una macchina dalle altissime prestazioni e dagli alti costi. La 190 SL era una macchina che fu prodotta in 26.000 esemplari, ma che non aveva delle prestazioni all'altezza del marchio. Quindi, con l'introduzione del modello 230 SL, finalmente Mercedes offre al pubblico una vettura che ha delle prestazioni notevolmente superiori alla 190 SL e quindi si rapporta in modo più bilanciato rispetto alla caratteristica sportiva della vettura e all'utilizzo stesso. La 230 SL viene proposta al pubblico con una configurazione doppia, cioè la capottina di tela ripieghevole che consente di avere la vettura Spider come la vediamo in questo momento e anche la capottina rigida o hard top che consentiva un uso invernale della vettura. Proprio questa capottina rigida dalla classica forma a pagoda le valse questo nome che fino ai giorni nostri è ancora identificativo di questo modello in tutte le sue tre serie 230, 250 e 280. Mantenendo fede alla la tradizione Mercedes di vetture di grande comfort e di grande prestigio, anche il Pagoda 230 SL è una vettura completa di tutto quello che un utente può desiderare. Addirittura nelle serie successive furono introdotti anche il servosterzo e il cambio automatico, che nelle serie della 190 invece non erano disponibili. La 230 SL, come da tradizione Mercedes, ha degli interni molto confortevoli. I sedili sono completamente nuovi, ridisegnati secondo gli ultimi canoni stilistici. Alla guida si presenta uno splendido cruscotto che coniuga degli aspetti sportivi e eleganti dovuti a questi rivestimenti in materiale vinilico e alla plancia riverniciata dello stesso colore della vettura. La dotazione degli strumenti, come al solito, è estremamente completa. Contagiri e contachilometri mantengono la consueta forma rotonda, mentre per seguire i nuovi canoni stilistici degli anni 60 tutta la parte degli strumenti minori, quindi termometro, manometro, indicatore del carburante e le varie spie, sono riuniti in un unico strumento rettangolare verticale al centro del cruscotto. Anche nella 230 SL il baule è molto capiente e consente l'alloggiamento di vari bagagli, rendendo questa vettura la vettura ideale anche per grandi viaggi. La motorizzazione del modello Pagoda parte con la cilindrata 2003 nel modello 230 SL e verrà successivamente incrementata alla cilindrata di 2005 cm3 e 2008 cm3 rispettivamente per i modelli 250 e 280 SL. Da notare che nel corso degli anni di produzione della Pagoda saranno resi disponibili accessori che nelle serie precedenti non c'erano, quali il cambio automatico e il cambio con la quinta marcia. Il frontale della Pagoda è completamente ridisegnato, è molto più stilizzato come linee rispetto ai modelli precedenti, ma conserva ancora i tratti caratteristici delle Mercedes sportive, quindi la larga mascherina con la stella centrale e i fanali verticali che sono ispirati direttamente al modello 300 SL Roadster.